Avevamo davanti a noi la prospettiva di 4 giorni felici. Il sabato, la domenica, i santi e i morti. 4 giorni di vera distensione, ospiti in casa di un contadino vedovo che abitava vicino a uno stagno. Un posto umido ma assai tranquillo alla periferia di Novara, dove non saremmo stati disturbati dal telefono, dal giornale e nemmeno dalla televisione. Ma che esca usa, avvocato? Il verme. Signor giudice, lei cosa usa? La mosca artificiale. Ecco perché non prendo niente, io uso il verme. Ha una mosca da prestarmi? No, mi dispiace, ne ho una sola. Te lo do io il verme. In cassaforte tenevo gelosamente custodita una serie completa di esche artificiali, mosche, vermi, bruchi, farfalle, maggiolini, che mi aveva portato in regalo dal Giappone un mio collega d'ufficio che per conto della ditta è sempre in giro per il mondo. Ehi, Fernando! Ehi! Pronto? Pronto, è lei ragioniere? No, il ragioniere non c'è. Mandiamolo, sento che è lei ragioniere. Sì, sì, signorina, sono io. Sono io, ma sono venuto qua per caso. La vuole il commendatore? No, 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 io sono fuori pescare per 4 giorni. Dica al commendatore che lo mi ha trovato, dica quello che vuole. Guardi, che è urgente. Come? È successa una disgrazia. A chi? È al dottor Ferrante, l'hanno già ricoverato in clinica. Porca. Venga subito alla clinica Adami, si ricordi di portare la borsa dei documenti del dottor Ferrante. Sì. Venga subito, ha capito? Sì. Signora,
Signora Ada! Signora Ada, com'è successo? Come sta? Ma pensi, stava andando all'aeroporto, dicono appendicite, peritonite. Non si sente. No. Destino. Proprio mentre stava per partire, poverino. Dottor Ferrante, sono io. Come va? Se posso esserle utile in qualche cosa. Senta. Sì. Prenda la borsa dei documenti. Sì. Prenda la valigia. Ho parlato col commendatore. Siamo già d'accordo. L'aereo parte tra due ore. Vada lei al mio posto. No. La prego, non mi dica di no. Io mi fido soltanto di lei. Ascolti, si avvicini. Questa è un'occasione unica della sua vita. Non abbia esitazioni. Si ricorda che le dicevo quel giorno allo stagno quando siamo andati a pescare insieme? Dottor Ferrante, ma sorella mi stava dicendo delle cose importanti. Non poteva aspettare con l'iniezione. Si opera subito. Ha guardato nelle tasche dei pantaloni? Sì, ci devono essere dei dollari e assegni circolari. Buongiorno, commendator Zagato. Buongiorno. Sì, sono questi, bene. Questo è il biglietto di prima classe e questi sono 3.200 dollari. Lei ce l'ha il passaporto? Sì, ce l'ho, commendatore. Bene, ce l'ha in tasca? No, è in ufficio, ma credo che sia scaduto, anzi, sicuramente... Scaduto? Perché mi dici che è scaduto? Ma perché non me la sento di partire, commendatore? Non si può così da un momento all'altro, senza preavviso. Magari parto domani. Ma che domani? Lo sa che abbiamo delle merci che stanno marciando nei porti? Commendatore, sia gentile, lasciamo perdere. Lo sa che in aereo non ci sono mai salito in vita mia. E poi guardi che brutto tempo, è tutto coperto. Insomma, come partiva il suo collega Ferrante, può partire anche lei. È chiaro? Ma io non ho nemmeno la valigia. C'è qui dietro quella del suo collega Ferrante. Cos'è questo? Antivaiolo. E questo? Anticolera. E il tifo? Ecco, signore. Da questa parte, prego. Dovrei telefonare. No, non c'è tempo, signore. L'aereo sta aspettando lei. È sicuro che non sia già partito? No, non è ancora partito, ma faccia presto. Ragioniere, tenga, tenga la sua borsa. E la valigia. Non sei sull'aereo. Dovrei telefonare a mia moglie. Ma telefono io a sua moglie. Lo sento. Grazie. Buongiorno, signore. Si accomodi, prego. No, l'altro è il suo posto. Lo dia a me. Non sono molto pratica. Anche con questo tempo? Sì, signore. Ma è normale? Sì, è del tutto normale. Signorina, siamo già ad alta quota? Signore, non siamo ancora partiti.
Ora può slacciare. Signore, desidera qualche cosa? Scusi, vorrei farmi la barba. Sa, sono partito così senza preavviso e... Nella borsa del dottor Ferrante c'è il rasoio elettrico. Ma allora lei conosce bene il dottor Ferrante? Oh sì, certo, signore. Il dottor Ferrante è il nostro cliente da molto tempo. Io avrò fatto con lui almeno 10 viaggi su questa linea. E dove... Nella toilette c'è la presa elettrica. Ah, grazie. Die anderen kommen in die Tiger, Brecken, Elkorich. Der Ende wird im Restaurant. In alle Stunde serviert er Frucht und halb immer Tiger. So kann Passagieren auch bequem für Aufstehen. Und so viel kann ich auch beschimmeln, nicht für dich. Signore e signori, il capitano Svensson e il suo equipaggio vi danno il benvenuto al bordo del 18 della SAS a destinazione Tokyo. L'arrivo è previsto fra 15 ore circa. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie. Excuse me, sir. What can we serve you? Cosa c'è qui? Queste sono aringhe. Ne vuole un po'? Questo è beef tartare, salmone, caviale di Persia. È proprio persiano? Sì, signore. Allora sì, questo? Certo, certo. Quello? Sì. È un po' di quello lì. Subito. Che cosa preferisce? Vodka o champagne? Facciamo un po' dell'uno e un po' dell'altro. All right. Ancora sveglio? Ho provato a dormire, ma non ci riesco. Non vuole un po' di caffè? Ah, grazie. Ecco. Grazie. Dove siamo adesso? Sopra l'Alaska. Alaska. Uh-huh. Alaska. Io non è che mi annoi, è che proprio non riesco a capire come una persona intelligente come lei possa passare le sue ore di libertà in un posto così umido, triste. Grazie. Chi è la figlia del contadino?
certo. Qua, no, America. May I have your time? Mio indirizzo? And address? Please, please. Via Garibaldi, 16, Novara, Italy. Thank you. Thank you. Thank you. Yokohama. Excuse me, taxi station. Di là, thank you. Allora, hai capito bene? Nishisa Company, Yokohama. Ecco, bravo, bravo. すいませんがもう一度住所言ってませんか? そいつは聞いたことないですな。ちょっとお伺いしますけどね、この外人が何言ってんだか分からないんだけどね、ちょっと聞いてみるね。あのね、どっちの方だったっけ? Dish Market Nishizawa Company。 何言ってるか分からん。だから、もう一度分かんないよ、きっと。きっとそうだよ。何言ってるか分からねえんだな。 魚のデッサンですね。 あ、食べてください。 あ、ヒッシュマーク。そこじゃないか。 とにかく我々の責任じゃないんですよ。 The ship will leave ashtar. Ok. Ma non fate finta di non capire, però. Did you understand? Tutta questa roba. 24 ore dopo la mia partenza, avevo già portato a termine il primo compito che mi era stato affidato, sbloccando al porto di Yokohama 200 tonnellate di pesce congelato che senza il mio intervento sarebbero andate perdute. A Tokyo erano le 5 del pomeriggio e il mio aereo per Hong Kong sarebbe partito a mezzanotte. Le scarpe. Kocciraga Nishizawa shi no hinkyaku desu. Sugu ni furu ga waite masu kara dozo. No, la borsa no, la porto io, grazie. No, prego. Scusi, Dozo. Dozo. ようこそ。どうぞ。どうぞ。ようこそ。 Lei è il ragionier Tadei? Sì, sono io. Ah, bene, io sono il suo interprete. Ha il cuore a posto? Il cuore? Sì, sì, credo di sì. Allora venga, guardi che l'acqua è bollente. Si levi il kimono, non faccia caso. Stia attento al gradino, non scivoli. Venga, giù. Ai! Coraggio. Sono venuto all'aeroporto, ma lei non c'era? C'ero, è che non ci conoscevamo e... Oddio, è questione di un minuto, poi si abitua. Permette che mi presenti. Sono padre Roberto Bardella. Ah, lei è prete. Piacere. Non faccia caso, siamo in Giappone e dobbiamo adattarsi ai loro costumi. Con sua licenza le presento il signor Nishizawa. È esportatore di pesce congelato, faccia un inchino. Molto piacere. Dozo yoroshiku. Molto bello qui, padre. Vedo anche delle donne nude. Sì, ma non ci trovo niente di male. Siamo noi che abbiamo inventato il peccato. Loro sono senza malizia. Grazie.
Ai. E quello d'oso? Io lo scatterà, offro d'oso. E caresca? Che dice? Il signor Nakayama chiede se ha gradito il bagno giapponese. Mi ha fatto tornare dei vecchi reumatismi. Non sente riumaciga sai a sta sodes. Chi ha quindi riumaciga sai a sta sodes io. Che dice? Che dice? Quella quando mi ha che desca? A dozo voglio più sai. E il solito regalino ringrazi. Thank you. Thank you. Oh, molto bello. Beautiful. Si farà sì, diciamo. Guarda, guarda, Ferrante, se non si è matti tante scattoni, che dadi ci hai lasciato che sa tante. I giovani, guarda, guarda, tu stai a manzo adesso. Dice che il ricevimento era per il signor Ferrante. Comunque lei risulta gradito. Ah, thank you. Prenda. Manchi. E pesce crudo e alghe marine. Dove? In che sarà? Padre, chi è quella ragazza? È un ospite di Nishizawa. Non era che mai, eh? Che bella, che stupenda creatura. Stia attento, che capisce. Parla italiano? Sì, ha studiato all'Istituto Cattolico. Legge perfino Dante. Ma è cattolica? Sì, ho speranze che lo diventi presto. Senta, padre, ha battezzato molte persone in questo paese. Cinque in 28 anni. Mi guarda con una certa insistenza. È solo curiosità per tutto quello che è occidentale. Si chiama Yokiko, figlia delle nevi. Osservi la grazia dei gesti, lo stile. Ecco, è lo stile che colpisce. E la grande bontà d'animo. Pensi che alcuni mesi fa ha tentato di suicidarsi per un usignolo. Cosa? Sì, per la morte del suo usignolo. Oh, per tutti che non è certo. Animo, ecco le geishe, adesso fanno una danza in suo onore. Guardi. Pesce crudo. La prima volta fa sempre questo effetto. Che cosa facciamo questa sera? Vuole vedere i quartieri popolari di Tokyo? Veramente, io a mezzanotte devo partire e poi ho mal di testa. Ma è una cosa da vedere, sa. 12 milioni di persone accatastate l'una sull'altra. Un vero formicaio, una catastrofe, insomma. No, padre, grazie. Vuole che la porti in un nightclub? Le faccio vedere qualche cosa di caratteristico. Beviamo un whisky insieme e ci facciamo due chiacchiere in compagnia. Sono molto stanco. Peccato, contavo tanto su di lei. Permetta almeno che l'accompagni in camera sua, eh? Grazie, padre, molto gentile. Ma dov'è l'albergo? L'albergo? Ecco, guardi, al 15° piano lassù, c'è la sua camera. Cosa vuole? I miei colleghi protestanti sono sposati e sopportano meglio la lontananza dalla patria. Noi invece siamo soli. Soli come cani. E io le confesso che alla mia età sento la mancanza di una compagnia. Ecco com'è la storia.
giovane. Eh? Lei è sposato? Sì, padre. Ed è felice con sua moglie? Venga. Le scarpe. Sì. Abbiamo sbagliato camera. Ma scusi, chi è? È quella che ballava, gliel'ha mandata il signor Nishizawa sapendo che lei era solo, così per farle un po' di compagnia. Sono antiche usanze che sopravvivono. Però me lo potevano anche chiedere. Beh, faccia finta di gradire, per cortesia. Si sieda un momento. Sono creature tristi, poverine. Fiori morti. Si sieda. Si metta giù in ginocchio. Ecco, così. Poverina anche lei. 20 anni fa era la più bella geisha di Tokyo. Era la protetta di un generale che si è suicidato. Ma non sembra così anziana. Si conservano bene. Adesso che facciamo? Lasci fare a lei. Prenda il tè. Ecco, adesso che avete fatto amicizia io me ne vado, così tolgo l'incomodo. Padre, aspetti un momento. Se la porti via, dica che sono stanco, padre. Sore devai, kima shoka. わかりました。 はい。 C'è rimasto male? Certo che c'è rimasta male. È il suo mestiere? Teme di non essere più attraente. Cosa vuole? Ognuno ha i suoi problemi. Mi dispiace, padre, ma non conosco nemmeno la lingua. Che ci diciamo? Sì, come comunichiamo? Capisco. Lasci fare a me. Sastano, chissà tendema te te kudasai. Hai. Devo darle qualche cosa, no, padre? No, ha già pagato il signor Nishizawa. Allora ci abbracciamo, padre. Caro padre. Buon viaggio, ragioniere. E se ha bisogno di me, grazie, mi telefoni. Questo è il mio biglietto, sì, da visita, col numero sia in giapponese che in italiano. Telefoni pure, sì, a qualunque ora. Grazie, lei padre non disturba mai, mi raccomando. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Padre, arrivederci. Ah, e quando ritorni in Italia faccia gli auguri al dottor Ferrante e un saluto particolare alla moglie poverina che non mi mancherò. Ha mandato tanti aiuti per le non missioni. Mancherò, padre, arrivederla. Mi raccomando, non si dimentichi. Non dubiti, non dubiti, arrivederla. Pronto. Moshi, moshi. Pronto? Ah, sono il ragioniere Taddei. Chi parla? Yukiko Iwasaki. Yukiko Iwasaki? Era una cena, lui qua dava a me. Ah, sì, sì, come no, Yukiko. Lui parte? Sì, lui parte, sì, io parto. Sì, tra 4 ore. Lui è solo? Sì, sì, sono solo. Anzi, se non le dispiace possiamo prendere qualche cosa insieme, un aperitivo. Dove? Qui, in hotel. Ci sono 6 bar? No, io non vado. Dove? In hotel. Ah, no, 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 non lo intendevo. Vengo io da lei. Dove sta? In questo momento, dove sta? Lui apre la finestra. Apro la finestra? Va bene. Ha piatto? Sì. Cosa vede? Che vedo? 3 pietre, un albero nano e della ghiaia. No, apri altre finestre. Ah, scusi un momento, eh. Il filo. Che cosa vede? Vedo un gran...
grande crisantemo, tre sfere che girano. Guarda ancora. Vedo Ginza e poi un grande mappamondo luminoso, un cubo a quadretti che cambiano sempre colore. Ecco, io sono là. Dentro nel cubo? No, di fronte c'è un bar. Lui vuole venire? Sì, io voglio venire. Lei mi aspetta là? Sì. Ma come ci arrivo? Lui guarda sempre il cubo. Si chiama Tesim Tetalon. Tesim Tetalon? Io guardo il cubo e vengo subito. No, no. A Jacqueline, mon amour Albert. La valigia del mio collega Ferrante era ben fornita. Un vestito per la sera, un vestito di lino bianco, calze finissime, profumo francese. Indossai il vestito scuro, che mi stava un po' stretto, e scesi per andare all'appuntamento. You must take the underpass over there. Excuse me, uscita for Tesim Tetalon Cube. Exit? Dea? Via in Madre. Adela, grazie. Con l'atto, 6時 からお子様に送る音楽の時間です. Elegante. Niente di speciale. Profumo? Sì. Mi piace. Lo uso da molti anni, sempre lo stesso. Le piace Dante? Non leggi Dante? Sì, qualche volta non... Nani nasaimasu ka? Lui cosa beve? Quello che beve lei. Ochao kudasai. Hai. Che ha detto?
Per te, prego. O ciao kudasai. Ah, o ciao kudasai. No, o ciao kudasai. Ah, o ciao kudasai. Che bella lingua. O ciao kudasai. Facile. Quando lui partirà? Fra 3 ore e mezza. Forse lui vuole sapere perché ho telefonato. No, io non oso farmi nessuna domanda. Lui non vuole? No, io non oso fare a me nessuna domanda. Tutto quello che mi sta accadendo in queste poche ore è così bello, straordinario. No, Maria. Grazie. Il vestito non mi stava male, ma le scarpe del dottor Ferrante mi erano un po' strette. Parlando del più e del meno, venni a sapere che Yukiko era nativa di Nagasaki. Le dissi che il nome della sua città mi era molto familiare per via della Butterfly, l'opera di Giacomo Puccini. Avevo dimenticato che quella città era stata completamente distrutta dalla seconda atomica. Ma lei non me lo fece notare e così continuammo a parlare del più e del meno. O ciao kudasai. Non desca? Ancora? O ciao kudasai. Hai. Lei ha una signora? Ah, sono sposato. Forse alla signora non piace che lei è qui con me. No, alla signora non piace. Se lei non vuole più vivere con la signora, lui cosa fa? Che si fa? In Italia non si può. Mi hanno detto che a Roma, Vaticano, c'è una ruota che gira. Quando si ferma, la signora non c'è più. Ho capito, la sacra ruota. Ma solo il Papa può concedere il divorzio, capisci? Ma è molto difficile. Tu non vuoi due signore? Non lo so, non ci ho mai pensato. Ma... scusa, vado a telefonare, torno subito. Ah, le scarpe. Oh, scusi. Ah, pronto, vorrei parlare con padre Bardella. Sono io, ragioniere, come va? Ah, padre, senta. Io sono in preda a una grave crisi. Si sente male? Vengo subito da lei? No, è che avrei bisogno di parlarle, di chiederle un consiglio. Avanti, mi dica. Senta, padre, se un uomo della mia età decidesse di fermarsi in Giappone, troverebbe il modo di vivere? Ho capito, ha incontrato una donna? Sì, padre, un incontro che mi ha completamente sconvolto, il candore, la dolcezza. E chi è questa ragazza? Yukiko. La lasci stare. Ma è lei che mi ha telefonato. Capisco, ma ascolti me, se la dimentichi e prosegua il suo viaggio. Perché le sembra una follia? Ecco, bravo, se la dimentichi e pensi a sua moglie. Se ne vada subito, altrimenti perde anche l'aereo. Posso fare una domanda? Sì. Tornerà in Giappone? Io no. Il mio amico ritornerà. Do I touch on pen?
Grazie. Big business, eh? Yes, lavoro, work. Scusi, signore, ecco la sua giacca. Ah, grazie, avevo dimenticato in tasca le sigarette. Thank you. You are welcome. Chi me l'ha messa in tasca? Miss? Miss? Posso aiutarla ancora? Scusi, lei sa il giapponese? Oh, sì, certo. Ah, che stufa. Senta, può tradurmi questo? Sì, certo. Volentieri. Grazie. Vorrei che io traduca direttamente? Sì, sì, adesso. Mio caro dolce amore, ho passato una serata meravigliosa. Sì. Le dispiace sedersi. Ti scrivo dal solito bar. Sono insieme al tuo amico. Lui parla la tua lingua, indossa il tuo vestito e usa il tuo profumo. Mi sembra di essere con te. Il tuo amico è un signore molto triste e un po' ingenuo. Crede che io mi sia suicidata per un uccellino e non ha capito che io sono tua moglie. Qui è già autunno. Una foglia è caduta nello stagno e il nostro bambino è stato molto sorpreso. Love, Yukiko. Questo è tutto. Grazie. Oh, prego, ora devo andare. Ladies and gentlemen, you may see at your right the coast of Red China. We are now approaching Hong Kong. Please fasten your seatbelts. Thank you. L'aeroporto inglese di Hong Kong ebbi la brutta sorpresa di trovare dei poliziotti che mi aspettavano. Avevo un bel dire che io non ero il dottor Ferrante. Non c'era verso di metterlo in testa. I am not Mr. Ferrante. I am Taddei. Io in Gimbano. Guardi sigla. Qua. Ninja, è Ferrante, si no. Ah, guarda, si titola. Guardi il passaporto. Io in Gimbano, si. Taddei. Mi mangiano, si titola. Mi condussero al porto di Kowloon. Faceva un caldo tropicale. L'aria era umida e piena di odori. E dalle bandiere che sventolavano sulle giunche, mi resi conto che i confini della Cina rossa non dovevano essere molto lontani. Buongiorno. Lei è il dottor Ferrante? No, vede, io sono il ragionier Taddei e vengo da parte del dottor Ferrante. Io rappresento la ditta Zagato. Lei è il responsabile di questo carico? Sì, sono il responsabile. Mi dica, cosa c'è dentro tutte queste casse? Sono casse di cotonato, magliette, canottiere, tutta merce che viene da Macao. Guardi qua, le bollette sono in regola, vede? No, questo non mi interessa. Mi crede, tutto... Questo non è il problema. Mi segua, prego. Io non capisco. You two, come down with us, would you, and open the cases up. Lo so, sir. Vengo, sveglia, poi. Tutte queste casse corrispondono con i numeri delle sue bollette? Sì, yes. Yes, all right, I see, very well. Mi dica il contenuto. It's cotton. It's cotton? Sì. Open. Allora, questi sono filati di cotone? Eh? No? Ma che cos'è? Ovviamente sono capelli di ragazze cinesi. Non mi dica che lei non sapeva niente, signore. No, la mia ditta non fa commercio di capelli umani. Ci deve essere un errore, no. Va bene, signore. Cosa vogliamo fare? O paga la dogana più una multa, oppure sarò costretto a bruciare tutti questi capelli, anche per motivi di genere. Ma fate quello che è giusto secondo la legge, bruciateli pure. Io ritiro soltanto il cotonato. Only the cotton. Wait, freeze!
Just a moment. I have money with me. Everything is okay. E chi è lei? Io sono signor Liang. Ah, signor Liang. Meno male che è venuto. Piacere, signor Liang. Senta, ma cos'è questa storia? Un piccolo affare privato tra me e signor Ferrante. Lei passa, mette un timbro alla dita. Ah. Non sarà mica compromettente. Lei è un amico di signor Ferrante, eh? Sì. Allora, lei è venuto mica per mettere pasticcio al suo amico? No. Bene. Mettere il suo timbro della dita, tutto a posto. Le signore di Milano, Parigi, Londra, New York, tutti vogliono le parrucche. Noi compriamo il Cina Comunista, pur a fare. Io, Fernando, bisogno d'orle. Ma ho bisogno d'orle? Possibile lei non bisogno? Anche i miei nipotini lavorano per barocchi. Offri un po' di cioccolatini, eh? Possibile. Al 10, la manodopera costa 2, noi rivendiamo al 40 o 50. Ma oggi non è domenica. Al cinese non c'è tempo di fare domenica. Non fa domenica. E si fa domenica senza guadagno, no? Non fa mai vacanza. No, prego. Non fa troppo caldo. No, le bambine non sentono caldo. La ragazza è veni di Canton. Sono tutto giovani, tutti liberati dal Cina Comunista. Così si lavora bene, eh? E quella, solo 15 anni, carina, eh? Vuole invitare a cena? No, grazie. La compagno hotel. E lei non piace le bambine, eh? Allora, grazie e arrivederci. Arrivederci. Ah, questa personale per Ferrante. Ah, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Dove? Good morning. The room reserved for Mr. Ferrante, please. Lei ha ragione, Taddei. Sono dell'albergo. Ah. Abbiamo già ricevuto il suo telegramma. The Thai suite booked for Mr. Ferrante. 3-5. Senti, ragioniero, c'è una persona che aspetta il dottor Ferrante. Ah. Che faccio parlare a lei? Sì, sì. Sì. Prego, si accomodi. 3-5 the baggage. Yes, sir. La signorina Lin Chao Wang. Scappata dalla Cina Rossa con le sorelle. Molto piacere. Parla francese o inglese? No, no, parla solo cinese. È venuta da Macao per incontrare il dottor Ferrante. Ah, alloggia qui in albergo? Sì, da ieri sera. Le ho dato una stanzetta all'ultimo piano. Si è mangiata la sua brava cenetta. E stamattina la prima colazione. Ma scusi, qual è il problema? Che Ferrante non è venuto. Ah. E la ragazza è qui in sospeso. Padre e sorella al campo profumo. Chi? Vabbè, pago io. Poi mi faccio rimborsare da Ferrante. Quando è così. Perfetto. Ti un shu. Ciu wen xianxian. Duo xie. Ti nin fu i che ci tu. Jin wan shang you fan chi ma? La signorina dice se può mangiare anche stasera. Sì, 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 mangi, mangi tutto quello che vuole, pago io. Senta, ma perché non la invita a cena lei? Molto volentieri.
ma la signorina aveva un appuntamento col mio amico. Non so se la mia compagnia... Adesso glielo chiedo, Vuoi te po' mio, te sinsi, ia cine ci fa, smia, apua, apua, apua. Dai, ti suela. Anita, lei quanti anni ha? 40, quasi. Beh, io dico 30, tanto non distinguono. Sensui. O tempo mio Ferrante, aiuto, Hova. Va bene. Grazie. Senta, io non so la lingua cinese. Mi dica lei come mi devo comportare. È già stabilito. $80. $80? 6 per 8, 48, 50.000 lire. Beh, questa è la cifra stabilita col dottor Ferrante. Ma allora è una che si fa pagare. Sì, ma non è una delle solite, è tanto timida. Sia gentile, non le dia i soldi in mano, glieli metta nella borsetta senza farsene accorgere, sennò ci resta male, poverino. Mi faccia capire, la ragazza è d'accordo o no? Ma sì che è d'accordo, soltanto che non è abituata. Lei i soldi ce li mette nella borsetta, altrimenti si vergogna. Allora è una ragazza onesta. È onesta, onesta. Qui siamo in una colonia, è una ragazza che merita, una ragazza intelligente. Io voglio aiutarla a uscire dalla mediocrità, Guardi che bel faccino. Non ci piace? No, non mi dispiace, io non ci sto. Sarà per un'altra volta, grazie. Ma guardi che questa è una ragazza che non è mai uscita con un bianco, sa? No, non insista, la prego. Io non sono il dottor Ferrante, non sono un corruttore, io. La borsa. Scusi, la camera, chi la paga? Non si preoccupi, la pago io. Buonasera, signorina. Guardi che ci è rimasta male, poveraccio, ci contava su questi soldi. Vede, Basso, io sono un uomo di 40 anni, non voglio fare il moralista, ma credo in determinati principi. Ma quali principi? Siamo lontani dal mondo, senza testimoni. Tanto se non ci va lei, ci va un altro, e un giorno se ne pentirà. Guardi, guardi lì.
Dia retta a me, non si perda questa occasione. Lo vede? È da ieri sera che ci sta ronzando intorno. Vede, Basso, per la prima volta nella mia vita... Io sto bene con te. E tu? Ding Chowen. Dove sei nata? Hong Kong? Macao? Pechino. Pechino? Vieni proprio dalla Cina rossa. Mao? Mao. Sorelle? Sister? Sister. Mamma? Mother. Papà? Father? Father. 我要去要个 telephone. Telefoni a papà? Come va, ragioniere? Se n'è accorta. Scusi, ma anche lei non stia così imbalata. Mi dica qualcosa di carino. C'è anche la difficoltà della lingua. Mi faccio un sorriso, una carezza, no? Adesso ti prendo la mano, su. Così. Dance.
different, you know. I don't want to eat the same old things you eat at home. Yeah. What are you drinking? Yeah, Chinese triple. Nicer.
71, now make the next left turn coming up straight in. United 8022. Io ho studiato violoncello a Siena, all'Accademia Chigiana. Vede, ho rinunciato anche al matrimonio per la musica, ma non suono il violoncello per denaro, è solo passione. E io do sempre molti concerti per i poveri. Excuse me, do you have a match? Thanks. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now approaching the coast of Vietnam. At your left, you can see the delta of the river Mekong. We estimate landing in Saigon in 25 minutes' time. Thank you. Signora Wallace, stiamo proprio sorvolando la zona di guerra. Sì, certo. Ma non è pericoloso, stia tranquillo. Noi abbiamo il nostro canale e passiamo sopra la guerra. Capisci? Scusi, signore, ma l'aereo ferma a Saigon? Sì, sì, certo. Io scendo a Saigon, abito là da un anno. Scusi, ma lei che fa in Vietnam? Vado a suonare il violoncello ai soldati. Loro piace molto la musica e io considero questo come una missione. Grazie. Please fasten your seatbelt. Thank you. Sta succedendo? Scendiamo in picchiata, signore. Perché scendiamo in picchiata? Per evitare i colpi dei Vietcong. Prego, signora, lasci pure. Gentile, molto gentile. Con il violoncello. Arrivederla. Au revoir. Au revoir, madame. Lei non scende a Saigon? No, io proseguo per Calcutta. Mi fa vedere il suo biglietto? Prego. Ma qui c'è scritto Saigon. Non so che dirle, si saranno sbagliati. Lei vuol proseguire per Calcutta? Certo che proseguo. Allora lei non scende? No, no, io sto qui. Sistemo io il biglietto. Grazie. La sosta è di 3 ore. Grazie. Saigon, la Cigale. Allora aveva ragione l'hostess. Che voleva dire la Cigale, la cicala? La nostra ditta non aveva più rapporti commerciali con Saigon da almeno 2 anni. E allora perché il mio collega continuava a fermarsi in un paese dove c'era la guerra?
Are you gonna treat all? Not treat all. Nothing to declare. Okay, you can go. Merci. Hy vọng chắc nó cho ra sớm. No taxi? No taxi. Bus? No bus. Io vado a Saigon. $5 with Lambretta. $5? $5. Okay. Okay. Ma c'è una scimmia. Bon, très bon. You know, nó ngoan mà, con chín mà. Đấy, xe tôi xe Lambretta chạy lên nó nhanh lắm mà. Bye. You buy?
You buy, mister? La Cigale, nightclub. Ah, dans cette direction. C'est par là, oui, par là, au fond. Letto notturno per soldati americani e aveva l'ingresso protetto da una gabbia di rete metallica per evitare che i guerriglieri buttassero dentro le bombe. Chaque jour. Ok. Vous connaissez ce jeu? Oui. Endola. Oui, Endola. Jouez. C'est à vous de jouer. Mais je ne connais pas ce jeu. Mais vous ne savez pas jouer. Vabbè, ho capito. Quanto è? $2. Merci. Monsieur, monsieur. Allez, venez. Un petit moment avec moi. Moi? Oui, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous quelque chose à boire? Qu'est-ce que c'est ça? Coca-Cola. Ah, et questo? Ça, c'est du whisky avec de la glace. Monsieur, monsieur. Ma cosa succede? Bien, dinamite. Mi dispiace. Je comprends, vous n'avez pas l'habitude. Mi scusi, molto. Are you American? No, I am Italian. Ah, italiano, molto piacere. Lei è qui per affari? No, turismo. Ah, io sono patrone di questo locale. Ho un socio italiano. Io sono corso, di origine. Le piace questo locale? Carino. E come vanno gli affari? Ah, sì, bien. Non c'è male, sì. Abbiamo speso 22 milioni per mettere su questo locale. Solo il banco del bar ci costa 5 milioni. Sempre al 50% col socio italiano? Vere. Noi abbiamo avuto coraggio. Tutti dicevano la guerra va a finire, la guerra finisce. Noi abbiamo avuto fiducia. La guerra non finisce per ora. Dopo 2 anni oggi abbiamo già pagato tutto. Avete già ammortizzato il capitale?
In 2 anni, se continua così, noi siamo a posto. È un buon affare. Se la guerra finisce, ci arrangeremo con la nostra rappresentanza di macchine da cucire. Vanno sempre. Le ragazze sono prostitute? Oh, no. Palpita. I soldati americani sono dei sentimentali. Vengono qui, bevono e vogliono trovare la fidanzata, magari per una sera. Ah, ho capito. E così voi gli procurate anche le fidanzate? Quanto tempo si ferma lei qui a Saigon? In aereo parte fra 2 ore e 3 quarti. Ma allora perché non passa la serata con lei? Ha 17 anni, si chiama Shuki. Viene del Mekong. Non mi dispiacerebbe passare un'ora qui insieme. Coraggio, non vai. Avete anche dei separati? No, questi sono tutti occupati dell'ufficiale, mi dispiace. Allora dove vado? Non preoccuparti, ci pensa lei. Vai tranquilla. Fong Ling. Allora ti l'emmeno. Shuki è tre gentile. Molto, molto gentile. Tu vai via con lei, sono $20 per l'affitto. Per l'affitto? Sì. Può rimanere insieme a lei quanto tempo ti piace, fino al coprifuoco. Non è caro. Nous allons, monsieur. Senti, digli che tu sei un ufficiale, così è meglio. Taxi, taxi. Prego. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous entrer dedans le taxi? Hein? Moi? Pourquoi moi? Oui, oui, monsieur. Je vous suis avec la lampreta. Ma dove andiamo? Tiens, tiens, il me semble. Non vedo più la ragazza con la lambretta, rallenti. Monsieur. Monsieur. Ông làm ơn để cho chúng tôi tự do một lát. Vâng ạ, mà ở ngoài mưa to quá cô ạ. Excusez-moi, je prends votre permis. Si, si, prego. Je le donne au chauffeur, le pauvre. Maintenant, nous sommes seuls. Êtes-vous à peine arrivé? Oui. Êtes-vous capitaine aviateur dans les bombardiers? Oui,
Je n'aime pas beaucoup les aviateurs, pas du tout. Pensez-vous rester longtemps ici, à Saigon? Si, m'y ferme un peu, à Saigon. Alors on peut se considérer fiancés, nous deux, hein? Toi et moi. Ah, fidanzati, si. Vous devez me donner 20 dollars. Altri 20? Oui, monsieur. Avevo già speso 40 dollari. 20 al padrone del bar, cioè a Ferrante. 10 li aveva messi nella borsetta, quindi erano per lei. Ma gli altri 10 a chi andavano? Ai guerriglieri. Lei non me lo voleva dire, ma io l'avevo già capito. All'American 50-50. Ma, chi è il patron? Monsieur le français, celui avec la moustache? Ah, non, 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 le français, l'italien. Je ne sais pas, il ne faut pas le demander. Demain soir, vous m'embrasserez un peu le foie. Toi et moi, fiancés. Ma come, solo così? Ne parlez pas. Mon amour. Mon amour. Hé, hey, phải đi chứ? Đến giờ giới nghiêm rồi phải đi chứ? Faut aller, c'est le couvre-feu. Coprifuoco. Allora te ne vai. Peut-être penses-tu que c'est trop d'avoir dépensé 20 dollars pour un regard d'amour? Non. C'est patron. Alors, au revoir. Au revoir, ciao. Aeroporto. Non è po', bom, 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 tu fai meglio. Ma io l'aereo che mi parla è tardi. È tardi, aeroporto, si può... Attention, please. We are now flying over the east coast of India. In about 20 minutes, we shall be landing at the airport of Calcutta. Thank you. Dog.
गाड़ी सही रखता है इसलिए गाड़ी इतना अच्छा साफ मिलता है सब लोग गाड़ी में मिलता है पैसा अच्छा हो तो गाड़ी अच्छा है पैसा मिलता हो तो गाड़ी अच्छा चलता है तेल इतना खाता है बेड़ा गर्क हो गया अपना सेठ से बोला उसको बोला उसको पैसा देता नहीं है अरे तुम क्या बात करते हो उसने मैं तो तेल से बात करता हूँ चला रहा हूँ देखो क्या गुजर रहा है ना चलते हैं बोलता था उधर से सेठ को बोला कि तेल इसका बदलो गाड़ी गेयर बक्स इसका खराब है इसका ऐसा ऐसा गड़बड़ गड़बड़ करता है चलते हुए हाथ हाथ में दर्द होता है देखा उसका अगर था वैसे खाली कि ना भूल गया ना चलती है गेयर इसका खराब है इसका ये देखो रुक गया ना ससुरा मारो गोली क्या बोलता है दरवाजा नहीं खुलता ये अरे देखो क्या पट्टा पट्टा पति कहाँ से कहाँ फूट गया इसका कहाँ पाइप फट गया समझ आ रहा है तुम्हें टैक्सी नो गुड अरे साहब हमें क्या पता क्या हो गया गाड़ी का कारण है कोशिश कर रहे हैं हम तो कोशिश कर ठीक हो जाएगी तो चल पड़ेंगे हमारा क्या मजदूर come faccio adesso ad andare all'albergo where is Gran Bengal hotel वो सामने है हाँ वही वही दस मिनट का रास्ता है सामने सामने हाँ हाँ वही वही कुछ समझ आया तुम्हें क्या हो गया इसको सुसरी को तो बोल अरे क्या करे Thank you.
7, 8. Allo? Sono io. Ah, è lei, Puricelli. Tra mezz'ora? Sì. Sono già arrivati? Va bene. Allora nel frattempo scendo io. A fra poco. Salam. Ci sono i corvi in camera mia. Salam. Corvi. Nei, uccelli. Salam, sahab. Please show me the paper from the plane. Okay, thank you. Everything okay. Watch out. Jeez. Unfortunately, the merchandise is not so good. What should we do? Io sono Puricelli, e sono un grande amico del dottor Ferrante. Allora, tutto bene? Vi siete messi d'accordo? No, questi signori mi stanno facendo delle difficoltà. Dicono che il grano è arrivato avariato. Ah, tutte storie, lasci fare a me. Vediamo di sistemare la cosa. Per il capo ufficio. I camerieri ci guardano. Oh, non si preoccupi. Guardano con ammirazione. Uno che prende una busta da $100 è una persona importante. Non protestano? No, sono contro la violenza. Distribuiamo. For you. For you. Thank you very much. And for you. Ask your friend if he liked Calcutta. Ah, dice se le è piaciuta Calcutta. Ho visto tanta miseria in giro. No, lascia stare. Non vogliono sentir parlare della miseria. He said that he liked very much Calcutta. Thank you. Thank you very much. Thank you. Dai. Goodbye. Goodbye. Ha visto come si fa a sistemare le cose? Ma non è pericoloso mettere in commercio del grano avariato? Non si preoccupi, qui queste cose non hanno nessuna importanza. Ma la gente può morire. Ma qui anche la morte ha un valore diverso. Non sono mica d'accordo, sir. Ma sei d'accordo, Ferrante? Come lo sa lei? Mi ha telefonato questa notte. Ah, sì? Uh-huh. E cosa le ha detto? Mi ha detto... Abbraccia forte, forte il ragioniere e digli che dimentichi tutte le cose brutte che ha visto e che si ricordi solo quelle belle, perché la vita è bella. Sì, so cosa vuol dire. E mi ha detto anche, il ragioniere è un uomo molto infelice e ha avuto una vita triste. E tu hai il compito di metterti al suo servizio e fargli passare una bella giornata. Qui. Ecco, questa è la mia Wolsey del 1928. Ho tutti i pezzi originali, eh. Permette, la mia signora, il ragioniere Taddei. Molto piacere. Si accomodi. Hai fatto buon viaggio?
Abbiamo anche una Giulietta, eh? Pensi che lui in Italia faceva l'impiegato a 100.000 lire al mese, non avevamo neanche la cameriera a ore. Qui abbiamo 5 camerieri, una cuoca e un sarto. Sì, sì, un po' alla volta incomincio a capire. Ma guarda sti deficienti se si muovono. E cammina, andiamo! Dai! 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 Ma che fa? Abbandona il volante. Ah, mi scusi, sa ragioniere, ma ci sono delle mattine che proprio io non li sopporto questi straccioni indolenti. Io non so cosa gli farei, ecco. È vero, sa. Quando sta qualche giorno senza giocare al tennis, si alza con la voglia di picchiare. Ma non lo preciso, così, magari il primo che capita. Si vede che ha un eccesso di energie. No. Porca! Scusi, Samo, se qui mettiamo sotto una vacca, dopo ci linciano. Porca vacca. Vede, la vacca attraverso la strada, si ferma il traffico. No! Calma. Proprio un'altra razza, Sanze Accusanze. Dai! Ma stia attento, l'ha quasi messo sotto. Ah, non si preoccupi, li sfioro soltanto. Sai come dice Ferrante, far la barba all'indiano. Distraccioni, sempre in mezzo alla strada. Calmo, sta calmo. Ma vada piano. Santa, sì, io il governo. Dai! Fermi che scendo. Ma cosa fa? Ma che ne so? Ma dove va? Sì, o fe? Ragioniere. Delinquenti, carogne, farabutti. Ragioniere, venga qua. Ma io vi denuncio tutti. Ma che denuncio? Non mi lasci stare, sta avendo giù le mani. Fino a una bussata in testa. Ma chi ti credi di essere? Un brutto fascista. Oi, a chi devi scendere? Hai capito? Siete dei banditi avanti di galera, siete brutto. Nero fascista. Ma chi eravate a Milano? Pitocchi. Oh, non ce la vediamo, una camera di ausa. Diamoci la mano. Delinquenti, farabutti. Andiamo, Give me money. E a porta.
Tutto era accaduto nel giro di 4 giorni e la mattina del 5° il mio viaggio era di... Devo aggiungere che di tutte le cose viste e vissute, quella che più mi ha impressionato è stato rivedere lo stagno con le sue acque ferme e con i miei amici immobili così come li avevo lasciati.